Catania si vive una sensazione di dormiveglia, in un certo senso, dove molte persone ancora vivono in uno stato di sonnolenza attraverso cui non riescono a svegliarsi, e i mezzi di comunicazione di massa magari a volte non riescono ad essere trasparenti nei confronti delle tematiche sociali, per cui molti problemi ancora non si riescono a superare e viene fatto ai cittadini catanesi un lavaggio del cervello attraverso la politica principalmente e la disinformazione. La società civile catanese penso che si debba svegliare e cerca qualcuno che li sproni a far sì che ciò accada. E credono di essere soli, ma invece non sono soli, cerco proprio qualcuno che li prenda per mano, li tiri e li indirizzi verso la scelta giusta, tutte quelle scelte che vengono condivise da molti cittadini catanesi che non vivono più nell'omertà, non vivono più in uno stato di regressione, ma loro sanno di potercela fare e che si sentono soli. Mentre ci sono molte associazioni, molti progetti e molte iniziative che ormai sono diffuse a macchia d'olio, soltanto che molte volte restano un po' nascoste. Io credo che la parola chiave sia la partecipazione. Per far sì che ciò accada, la maggior parte delle persone deve essere informata, informata anche attraverso il passaparola. Molti purtroppo non credono che ciò possa accadere e quindi rimangono nella loro stanza a condividere magari dei link, sostenere tali iniziative magari attraverso il computer, cliccando su mi piace, condividendo link. Non è questa la soluzione migliore, ma essere partecipi attraverso vari punti di vista, manifestazioni, cortei, ma anche la divulgazione dei messaggi, la partecipazione alle assemblee di moltissime associazioni.